Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Ringrazio Dio ogni giorno per avermi fatto fascista, con tanto di tricolore sormontato dall'aquila. È questo il contenuto del post pubblicato su Facebook da una maestra di Riva Rossa che insegnava in alcune scuole elementari del Canavese in Piemonte, finito sul tavolo del provveditore che ha scatenato un putiferio. L'insegnante quarantenne è stata segnalata alla polizia postale e all'ufficio scolastico regionale e il suo profilo Facebook nei giorni scorsi, dopo appunto la diffusione di questo post sui giornali locali, è stato oscurato. Cosa ne pensi della scelta di oscurare il profilo di questa maestra? Penso che bisogna intervenire per altro, non per queste cose. Ci sono cose più importanti sulla quale accanirsi, credo, ai tempi di oggi. Quindi bisogna guardare altro, non queste cavolate. Un'aberrazione è stato il commento del sindaco del posto, che ha il PD locale inoltre ha invece tirato fuori il reato di apologia di fascismo. Addirittura, assurdo, siamo arrivati, sono ben altri reati, non questi, ognuno poi è libero di pensare ciò che vuole, quindi bisogna rispettare anche le scelte, le decisioni altrui. Oscurarlo mi sembra esagerato, cioè certamente ha commesso una sciocchezza. Inneggiare a queste cose, cioè è meglio che se le tenga per sé. Comunque non è che ha iniziato una sorta di percorso per cui si instaura di nuovo tutto un percorso per arrivare di nuovo al partito fascista. Questo è assolutamente impossibile. Oscurarlo direi di no. Per quanto io sia contrario a queste cose, comunque il provvedimento mi sembra un po' illegittimo. Pensi che il sindaco del paese ha parlato di aberrazione e il PD addirittura ha ricordato che esiste il reato di apologia del fascismo. Secondo lei, anche se è su Facebook, deve essere considerato comunque reato? No, non è un reato. Non è un Non è un reato. reato in generale o non è un reato su Facebook? Non è un reato in generale. Uno potrebbe portare, che so, un accendino con l'effigie del Duce, potrebbe avere la macchina nera con simboli vari. No, non si ricostruirà mai il partito fascista, non ci sono modi per farlo e sicuramente questo non è il modo. Loro secondo me comunque, cioè, non è così sbagliata come, cioè almeno è condividibile come mossa, secondo me. Sai che esiste il reato di apologia del fascismo, no? Cioè quando tu dici io sono a favore del fascismo, tu stai in un qualche modo commettendo un reato, no? Pensi sia giusto che rimanga quindi un reato effettivamente, oppure si esagera nel parlare di reato quando si dice viva il Duce? Boh, dipende co cosa si pensa quando lo si dice, secondo me. Se uno lo dice così in modo insensato, no. Se lo dice con proprio sentimento, boh, che comunque ci creda a quello che dice, boh, si giudicherà da solo, secondo me. Si giudica da solo. C'è chi ricorda che Facebook rimane, almeno in questo caso, una pagina personale e privata che non deve essere per forza legata alla propria professionalità. Cosa ne pensi su questo? È vero, è un sito dove tu puoi pubblicare ciò che vuoi, non fa di te quello che tu puoi pubblicare lì. Quindi ognuno è libero di pubblicare ciò che vuole e sei tu che guardi ad andare a guardare. Quindi nessuno ti obbliga né a guardare né a commentare. Quindi Grazie. Aspetta che ti lascio. No, la pagina di Facebook è una pagina personale. E se uno ci vuole vedere dell'altro, sono opinioni personali dell'altro. Facebook è nato per essere una condivisione di pensieri, liberi, parole e quant'altro. Se uno ci vuole vedere delle cose, ce le vede sempre a titolo personale, non a titolo assoluto. Comunque se, cioè nel senso il profilo comunque se lo gestisce lei è ovvio che è quello che ha scritto e vuol dire che comunque lo pensa, a meno che non sia entrato qualcuno al posto suo e abbia scritto quello, quindi è ovvio che comunque sulla sua personalità influisce, è ovvio che comunque cioè il suo profilo Facebook riporta un po' alla persona che
E anche la persona che è a livello professionale, quindi? Professionale non lo so, non so come maestro, non mi sento di giudicarla, poi certo. Non tocca a me.